ognuno parla e dice cose strane. L'Osservatorio Vesuviano ha fatto uno studio esclusivamente per quanto riguarda lo studio della risorsa, cioè con la società che si chiama IGT, impianti geotermici, Ischia Geotermia SRL, non mi ricordo, comunque, che è una società che è praticamente legata alla società Gavio, che è una grossa società italiana che fa sia impianti energetici e poi costruisce strade, costruisce edifici e cose del genere. Praticamente ci ha chiesto di fare nel 2012 uno studio relativamente alla risorsa per capire se la risorsa c'era e quali erano le zone più adatte nel senso della risorsa. Dopodiché questo contratto è finito di fatto un anno dopo, cioè nel 2013, e noi non abbiamo partecipato per esempio alla valutazione di impatto ambientale, per cui molte delle cose che vi ha mostrato il dottor Garofalo effettivamente anch'io le avevo viste più o meno dalle figure in rete, però non, anche il cambiamento del sito, sebbene sia andato a vedere il sito nuovo, però io ero ancora appunto al vecchio sito di Foria che mi avevano fatto dire in prima istanza. Quindi oggi non c'è nessun legame tra l'INGV Osservatorio Vesuviano e la società. Qualcuno ha scritto anche che eravamo in società per i proventi che è semplicemente impossibile, che un istituto pubblico non può mettersi in società con una ditta privata per lo sfruttamento di qualcuno. Tra l'altro, giusto perché poi per chiarire e sgombrare equivoci, vi dico anche, caso mai uno potesse pensare, che pur io come i professori universitari e come tutti i ricercatori posso per legge tranquillamente, senza violare nessuna norma, fare attività di consulenza privata, per scelta, non da quando sono direttore ma da molto prima, non la faccio. Quindi, per dirvi che io non ho veramente nessun interesse diretto o indiretto nella scelta, però ho un interesse culturale molto forte per la geotermia, cioè io sono appassionato di geotermia e sono anche uno che dal 2005, quando per altri motivi, cioè per il Country Flowgrade Deep Drilling Project, mi sono interessato alle perforazioni di tipo scientifico, subito mi è balenata l'idea di mettermi a studiare la geotermia, perché noi abbiamo nel napoletano un sottosuolo ricchissimo che veramente, vi spiegherò, potrebbe essere, diciamo, oro, ma non per le industrie ma per i cittadini, e però non lo utilizziamo. Allora mi sono messo a studiare e mi sono appassionato e ho anche contribuito alla scrittura della legge 2010, di cui adesso parleremo, che è stata la legge un po' che ha rivoluzionato la geotermia in Italia. Adesso vi spiegherò anche perché. Dunque, la geotermia si basa su un principio molto semplice, che la terra, man mano che si scende in profondità, è sempre più calda. Quindi c'è un gradiente geotermico positivo, e quali sono le zone più interessanti? Sono quelle dove c'è convezione, cioè la propagazione del calore può avvenire o per conduzione, come per esempio in un pezzo di ferro, oppure per convezione, come nella pentola dove praticamente cuciniamo gli spaghetti. Quando ci sono delle condizioni per cui sono grandi acquiferi superficiali, allora questi acquiferi portano molto efficacemente il calore dalle profondità più alte, dove appunto la temperatura è maggiore, fino alle profondità più basse, e quindi quelli sono i punti dove c'è un maggior gradiente geotermico e dove c'è praticamente una maggiore risorsa geotermica, perché chiaramente il calore noi lo potremmo trovare anche a grandi profondità, ma a grandi profondità costa moltissimo fare dei corsi, e in particolare è tecnologicamente molto più impegnativo fare. Quindi se noi troviamo una risorsa molto superficiale, praticamente è molto semplice da raggiungere ed è anche economicamente molto più vantaggiosa. Questo è uno schema generale, generico, di un sistema geotermale. C'è una sorgente di calore che in genere
può essere una camera magmatica nelle aree attive, oppure una vecchia intrusione magmatica che semplicemente può essere attiva per migliaia e migliaia di anni, perché il raffreddamento può essere molto lento se il volume di magma è molto grande. Dopodiché, come dicevo, i movimenti convettivi dell'acqua, se c'è un grande acquifero superficiale, portano questo calore in superficie, e questo calore poi può essere recuperato e si può utilizzare. Come si può utilizzare? Voi lo sapete bene, Ischia, si può utilizzare o semplicemente per il riscaldamento o anche per le piscine termali, no? Oppure si può utilizzare anche quando la temperatura è abbastanza alta per produrre energia elettrica. La generazione di energia elettrica dalla geotermia nacque in Italia nel 1904. Questa è la foto originale. Il principe Piero Ginori Conti, che era il proprietario dell'area di Dalterello in Toscana, dove fin dalla metà dell'Ottocento, anzi dal 1812, prendevano il boro, quindi prodotti chimici all'epoca molto molto importanti, molto remunerativi. Lui nel 1904 dimostrò che con i soffioni boraciferi di Dalterello si poteva far girare una turbina e produrre energia elettrica. Nel 1913 si installò il primo impianto al mondo installato all'Arderello. All'inizio era di 250 kW. Oggi nell'area, in una piccola area della Toscana tra l'Arderello e il Monte Amiata, c'è una produzione elettrica installata di 850 megawatt elettrici. Per intenderci,